Ciao, sono qui in 2K alla Gamescom. Ho appena provato Evolve per l'ennesima volta dopo la GDC e l'E3. Era una nuova mappa, un'ambientazione in preda a una tormenta di neve, quindi con visibilità a tratti un po' scarsa e, come al solito, un sacco di posti in cui arrampicarsi, forse più del solito, montagne molto alte, zone d'acqua, eccetera. I personaggi e i mostri da prova invece erano i soliti, però abbiamo potuto fare più partite mescolando un po' i team. Era una versione, se vogliamo, più vicina a come sarà il gioco definitivo, in cui scegli il mostro, scegli quale cacciatore provare e li mescoli assieme. Fondamentalmente, al di là della mappa nuova, il gioco è sempre lo stesso, divertentissimo. Per la prima volta ho provato il mostro con il Kraken, quindi quello svolazzante che lancia armi e attacchi solari, attacchi energetici, fulmine e così via. Devo dire, giocare nei panni del mostro è più complesso perché hai più attacchi a disposizione, hai l'attacco base, devi preoccuparti di andare a mangiare perché se mangi le prede puoi evolverti, e hai 4 attacchi speciali che si devono ricaricare. Il Kraken in particolare attacca molto dalla distanza, molto divertente, più impegnativo, però è anche vero che sei molto più potente e tosto da battere. Complesso, Evolve continua ad essere un gioco divertentissimo, grande attesa anche di vedere come saranno il terzo mostro e il terzo gruppo di cacciatori, e soprattutto grande attesa per il gioco, purtroppo rinviato a febbraio dell'anno prossimo, ma sempre molto promettente e fra le esperienze più divertenti provate nelle varie fiere di quest'anno. Ciao!